Questa mattina, alla passeggiata a mare dinanzi al monumento bronzo dedicato alla batteria Masotto, il 24esimo Reggimento Artiglieria Terrestre Peloritani, comandato dal colonnello Antonello Arrabbia, ha ricordato il 112esimo anniversario della famosa ma sfortunata battaglia di Adua. Quando alla fine del secolo scorso l'Italia si trovò impegnata nella prima guerra d'Africa, Messina diede il suo contributo mediante la formazione di due batterie di artiglieria da montagna, che presero il nome di Batterie Siciliane. Giunte in Eritrea per far parte del corpo operante agli ordini del generale Barattieri, furono assegnate alla colonna indigeni del generale Alberatone e nella battaglia di Adua, il 1 marzo 1896, nei pressi del villaggio di Abba Garima, si copersero di gloria, si sacrificarono per proteggere la ritirata degli Ascari sulle retrostanti posizioni di Monte Raio. Per l'eroico comportamento, i comandanti delle due batterie, capitano Umberto Masotto ed Edoardo Bianchini, caduti sul campo aggrappati ai loro pezzi, furono decorati di medaglia d'oro al valor militare. Caddero insieme a tanti altri anche i tenenti messinesi, Ainis, Saia e Castelli, anche loro decorati al valor militare. Il 24esimo Reggimento Peloritano si considera il continuatore delle eroiche batterie siciliane. Infatti la caserma sede del reggimento è intitolata ad Emilio Ainis e agli stessi viali, edifici e saloni portano i nomi degli eroici caduti di Adua. Il monumento dedicato alla batteria Masotto, che decora il vecchio sbarcatoio della passeggiata a mare, fu inaugurato il 20 settembre 1899 alla presenza di Sua Altezza Reale il Duca d'Aosta, per ricordare il sacrificio di quei soldati che furono protagonisti di uno degli episodi più tragici della guerra d'Africa. Il complesso monumento, realizzato da Salvatore Buemi, bravo scultore originario di Novara di Sicilia, raffigura tre artiglieri di cui uno giace morto, un altro ferito che tenta di aggrapparsi a un cannone, il terzo pronto a slanciarsi indomito verso il nemico con in mano fucile e baionetta. Il gruppo bronzo, fuso alla Real Fonderia di Torino, poggia su una base quadrangolare il marmo di Baveno, recante delle tavole in bronzo con tutti i nomi dei soldati caduti in battaglia. Alla cerimonia erano presenti uno schieramento di artiglieri, la banda della Brigata Aosta, le associazioni combattentistiche d'arme e un folto numero di studenti, tra cui una rappresentanza di Noventa Vicentina, città che ha visto i natali di Umberto Masotto.